Hanno approvato la legge che permette il terzo mandato del sindaco nei paesi sotto 15.000 abitanti. Che cosa ne pensa? Dovrebbe cambiare. Quindi secondo lei il mandato deve durare 2 anni? Sì, come hanno fatto fino adesso, sì. Per me sì. Terzo mandato del sindaco sotto i 15.000 abitanti, favorevole o contraria? Contraria. Per quale motivo? Perché bastano due, nel senso che bisogna dare anche ad altri la possibilità di fare il loro lavoro. Se dopo 2 mandati uno non ha svolto tutto, comunque ha svolto quello che poteva, basta, cioè anche basta. È in corso un dibattito a livello nazionale se consentire un terzo mandato ai sindaci di tutti i comuni e presidenti di regione. Può essere un vantaggio per i cittadini vista l'esperienza degli amministratori in carica? Certo, anche perché i tempi dell'amministrazione sono lunghissimi e quindi è importante che un sindaco abbia la possibilità di iniziare tutta una serie di attività, di lavori, di cose per la città, perché l'amministrazione pubblica, ripeto, i tempi sono lunghissimi, quindi guardare molto avanti. Purtroppo molte volte i sindaci hanno questo difetto, non guardano oltre e quindi, anche perché il mandato è breve, 5 anni non sono così tanti, invece avere la possibilità di dargli più tempo, secondo me, sarebbe molto importante. Terzo mandato dei sindaci, favorevole o contrario? Io sono favorevole perché ci sono dei sindaci che valgono molto e quindi se fossero rieletti ancora una volta farebbero bene alla società. Se uno si comporta bene, non ruba, non fa niente, amministra bene tutto quanto, io penso che rieletto dovrebbe continuare ancora per altri mandati, non penso tutta la vita, però perlomeno un'altra va bene. Visto che questa legge per ora è stata approvata per i comuni sotto i 15.000 abitanti, pensa che andrebbe approvata anche per le grandi città con più abitanti? Ma io penso che gli abitanti non contano, perché un comune piccolo, se amministrato bene, va bene lo stesso. Un comune grande amministrato bene, sta bene uguale. Quindi favorevole al terzo mandato? Che anche al terzo mandato, sì. Se il sindaco è bravo, sì, sono favorevole, perché se il sindaco si dà da fare, questo sì. Secondo lei questa legge dovrebbe essere anche per le città grandi o solo quindi per i paesi sotto i 15.000? Secondo me per tutti, perché se un sindaco è bravo, che si dà da fare, che fa le cose giuste, è giusto che sia per tutti. Lei, signora, è d'accordo? Ma io sono d'accordo, nel senso che poi se è bravo lo votano, se non, cosa c'è a proporsi, secondo me si può fare, poi dopo dipende dalla bravura o meno del sindaco, però sì. Quindi d'accordo sia per i paesi più piccoli che per le città grandi? Penso di sì, non vedo differenze, perché alcuni sì, alcuni no. Favorevole o contrario al terzo mandato dei sindaci? Sì, sono i più onesti. Per quale motivo? Perché fanno qualcosa per la città e poi si danno da fare per tutto quello che è inerente alla cultura, alla riparazione delle strade soprattutto, però che fanno è un po' cadente. La legge è stata approvata per i paesi sotto i 15.000 abitanti, lei è favorevole anche per i paesi per le città più grandi? Certamente, siamo noi che li votiamo, non sono come i parlamentari che fanno il giro per conto loro. Noi votiamo i sindaci e ce lo propongono, vediamo se hanno operato bene negli anni precedenti, li votiamo, altrimenti ciccia.